E 1 e 2 e 1 2 3, ci siamo, episodio 14, un po' più tardo del solito, di solito finisco a quest'ora e però sono andato a fare colazione fuori questa volta, niente, let's go, storia, la discesa, esatto, infatti prima avevamo detto l'ultima volta che siamo saliti, io ho detto la discesa la facciamo la prossima volta, effettivamente il capitolo l'hanno chiamato così, perché adesso scendiamo nei gironi dell'inferno di questo palazzo pieno di infetti, piccola anticipazione. Perché siamo qui? Perché dobbiamo raggiungere l'ospedale. No, stavo per dire St. Mary, ma non c'entra niente. Quello è l'altro ospedale dove succedono altre cose che abbiamo visto. Questo è l'ospedale dove c'è Nora, l'abbiamo visto nella campagna di Ellie. Ovviamente, visto che... Vabbè, no, non dico niente perché magari uno può pensare cose. Dobbiamo andare a trovare Nora, sappiamo tutti che fine fa Nora, no? L'abbiamo visto con Ellie, e quindi vediamo se siamo arrivati prima o dopo di lei, perché comunque è il giorno 2, se non sbaglio. No, stavo leggendo un messaggio, ok, tutto a posto, siamo on, giusto? Sì. E ci accompagna il buon Lev, perché dobbiamo andare all'ospedale? Perché la sorella di Lev, Yara, è stata colpita nel braccio, praticamente, gli è stato frantumato dai suoi stessi compagni, perché non si sa, cioè in verità si sa, perché Lev si è rasato la testa, E ma adesso? Non lo so. approfondiremo man mano. Che vuoi dire? Il palazzo è questo, ma è la prima volta che vengo qui. Il ponte arriva direttamente dall'altra parte. Non conosco questi piani. Ok, tutto chiaro. Cerchiamo un modo per scendere. Esattamente, perché noi abbiamo usato dei ponti sospesi che usano i serafiti, appunto, per arrivare in poche ore all'ospedale, perché se no non avremmo fatto in tempo a curare Yara. Ok, lì si va avanti, ma qua se non sbaglio non c'è nulla. Stavo facendo una prova, l'ho mandato sti video a un mio amico, ho detto ma perché ti si vede così? Perché è un filtro. Probabilmente. Se il peggio è passato, abbiamo avuto fortuna. Forse non è fortuna. O forse sì. Alcuni lupi credono in Dio. Li ho sentiti pregare. Beh, io no. Se devo morire, morirò per me. Allora che ci fai qui? Perché sei tornata a prenderci? Rimorso. Cosa? Non ci dovevi niente. Io sentivo il bisogno di aiutarvi. Dovevo chiamarlo Rimorso l'episodio, infatti, di lei che torna. Esatto, anche qua è andato la prima volta. Nella porta di là, invece, se non sbaglio, è tutto collegato. Non c'è un... Vedi? Dovrebbe essere comunque tutto collegato, solo che si arriva dalla palestra. Semplicemente. Ecco qua io quando avevo visto sto messaggio, adesso aspettiamo che vada via. Ecco, wifi gratuito per gli office 12 18 79. Sembra una password di una cassaforte. Infatti dopo troviamo un file che dice un file che dice che appunto la combinazione della cassaforte è la stessa del wifi. Ecco appunto. Abbiamo detto 12, 18, 79. Ha funzionato. Nastro al massimo, però stavolta lo possiamo usare, io lo userei perché sì, perché è una bella chiave inglese. Potenziata, ti dirò che non fa. Ah, anche esplosivi. Ah, però mi consuma un. No, famo le bombe che possono essere strautili. Così prendiamo altri esplosivi. Sì,
Sì, il medikit ne abbiamo uno, ma non, come ben sappiamo, non siamo grandi fan in questa modalità. Poi adesso siamo ancora a piena vita, in teoria. Ok, e qua sbuchiamo dove eravamo, no? In teoria. Esatto, da qui. Qua però cosa c'è? Una caffetteria, un ufficio. Era qua che diceva del wifi, no, già l'avevo letto. The code is the name as the wifi, Cheryl. Cioè, si leggeva anche in inglese. Perfetto, perfetto. Quindi qui sì, ci sta per correttezza mettere anche il file, il documento, però uno la, già l'aveva intuito, cioè non è stupido, no? Anche perché tempo fa c'erano nei giochi un po' più vecchi, c'erano enigmi anche più Si può complicati di scendere da così. qui. L'ospedale è vicino. Dobbiamo solo arrivare in strada. È solo un cadavere. Uno dei tuoi? No, guarda i vestiti. Tieni. È buio qua giù. Ecco come funziona. Seb, Victor e Dina Aveva sono l'ordine di morti. ripulire l'edificio. Il nido era più grande del previsto, ma i dannati detonatori erano difettosi. Della Fedra, giustamente. Quindi sì, aveva il Lei, ci sono infetti compito. nell'edificio. E beh, direi. Scendiamo sempre con l'ascensore, quindi non saprei. Ma comunque aveva già detto che non ci passava mai, quindi perché ridomandarglielo? Possiamo intuire di sì. Oh, qua è finito. Uno snack, non c'è, comunque si vede già che non c'è. Ok. La maschera. Io non ce l'ho. Non credete nelle maschere antigas? Stavamo scappando. I no mask. Vediamo che cosa trovo. Stai qui. Indietro. Del tutto. Se muori, resterò bloccato qui. Allora prega per me. Troviamo una maschera per Lev. Qua io ho un po' paura, però. Però finché non dice niente, in teoria non ci dovrebbero essere i combattimenti. Infatti qua tipo ad esempio non mi ricordo, sinceramente. Fermo lì, ok? Devo essere impazzita. Vedersi qua è bloccata, no? In teoria quelle bloccate come meccanica del gioco si possono sbloccare in qualche modo.
Cioè, nel senso, passando oltre. Però non me la ricordo questa, sinceramente. Ah. Però questa. Vabbè. Finalmente. Se proprio devi morire, non rompere la maschera. Non si vede dal filtro, però. Idiota. Aveva il vetrino rotto. Qui butta male. Vabbè. Qui butta molto male. Sa che oggi facciamo solo la discesa e lo chiamo appunto discesa, perché trovare il titolo non è mai semplice. Questa? Sembra a posto. Bene, torniamo da Lev. No, questo uguale al televisore mio, cavolo. No, questo stavolta veramente la parte sotto identica, va bene. Quindi abbiamo la maschera per Lev. Let's go. Prima che qua succeda un macello. Ecco appunto, ho preso un colpo. Che pareva. Cioè, oh, ma siete rabiti, eh? Potevo fare di meglio. Ho un regalino. Siamo troppo lenti. La fretta è pericolosa e non possiamo aiutare tua sorella da morti. A posto. Andrà bene. Vedi un modo per scendere? No. Guarda lassù. Pensavo che dovevo tornare lì dove c'erano gli stalker, invece no. Quello è un idrante. Lev, tiriamolo giù. Arrivo. Mi sa che lì infatti non ci devo più tornare. Era un combattimento evitato. Corso via e boh. A posto, thanks. Per scendere, no? Ma dell'inferno veramente. Ok, io scendo. Sta attenta. Andiamo, puoi farcela. Lasciate ogni speranza o voi che entrate. Tondo? Sì. Lev, stai arrivando? Ti devo prendere al volo? Vabbè, lui è super agile, però è, vabbè, è una caduta così. Seguimi. Che la corrente sia placida. Mamma mia, so. Ok. Tanto. Cavoli, ho fatto L1, però ancora faceva l'animazione del proiettile. Che ci abbiano fatto apposta? Che la corrente sia placida.
Poi sono messo malissimo per quella botta di prima. Qua c'era qualcosa. Ecco appunto, pula di infetti. Quelli fuggiti dall'ospedale, dovete abbattere i supporti dall'interno e esplosivi. Perfetto. Questo edificio ha pulla di infetti. Dio. Ma oh, ma cavoli! Ma da laggiù mi prende, incredibile, cioè io non ci pensavo. Ok, il foglietto me l'ha già raccolto perché c'è un tipo di salvataggio automatico per i file e i collezionabili in generale. Dio. Oh, se già ci blocchiamo qui, un attimo, mi fa incavolare. Oh, non faccio mai in tempo, incredibile. Se attacco prima io non va. Se schivo non va bene lo stesso. Prima ho schivato, giuro. Tanto avete visto i combattimenti come li faccio. Adesso basta, eh. Crescendo nel muro. E poi si è staccato. Odio i demoni. Non dirlo a me. Guarda che roba. Hai visto? Mi ricordo dove devo andare, mi sa qua, in qualche modo. E un altro piano è fatto. C'ho sempre paura Secondo di... te quanti piani ci restano da scendere? Non lo so, è un palazzo enorme. Già. Io ho una paura, vedi, posso arrivare sia da qui, ma io arrivo da qui, sai, mi fa sentire più sicuro in qualche modo. Questa è comica, tipo, passo qua, è più sicuro, subito, poi si dice il clickerino, però è fatta apposta perché lì c'è il clickerino che ci aspetta. Questo è il mio televisore. Perché giustamente se tu ti arrampichi lì, o lancio una bombetta a priori. Questo si stacca di predefinito? No. Quindi procedendo stealth non si innesca l'evento, perfetto. Pensavo fosse predefinito, non so perché. Cos'era questo verso in lontananza? Oh, flame shot. Grazie, Fredda. Questo ultra bello lanciafiamme, però lo conserverei. Ste pareva. Attenzione cosa? No,
Non si passa da qui? Forse... Oh, un medipack. Ci stavo pensando di trovare... Tu ti immagini qua ce ne fanno trovare uno pieno? Ah, ok, si scende da lì. Infatti questo... Io addirittura stavo pensando di non passarci. Invece avrei skippato lanciafiamme che, cavolo... Non dico che è fondamentale, ma è fondamentale. Super fondamentale. Questa storia ha un po' alterato. Oh, uno snack? Ok. Ok. Cliccherino, ma non abbiamo il coltello, quindi facciamo a meno. Cioè, sto gameplay è proprio un disastro, senza coltelli, senza niente, proprio spendendo il meno possibile. Vediamo se con queste pasticche crea medipack più efficaci. Però creare coltelli si può comunque fare. Però io farei questo. Non so sicuro però, perché dopo voglio l'energia incrementata al massimo, che non è male per niente. Doppio della velocità ci frega poco. Questo è bello che ne crea di più di bombe con meno materiale, per carità. Vabbè, lasciamo così. Metti caso c'è un pezzo che ci serve obbligatoriamente creare coltelli. Però ripeto, non è che se tu... Guarda chi c'è. Guarda chi c'è qui, Aia, devo andare per forza dal clickerino, dannazione. Ah no, attenzione, io qua mi ricordo. Posso saltare lì? Giusto? Sta a vedere. Perfetto, ora silenzio. Gli è pieno di clicker, mi ricordo questo pezzo qui più o meno, questa parte in particolare. Mamma mia, chi c'è qui? Qui c'è lo stalker di prima. Però loro non penso siano così funamboli da poter passare qua. Qua c'erano stalker, c'ho una paura qui. Dai, oh, pare che sta andando. Oh, bottiglia oro colato praticamente. Perché questa mi potrebbe aiutare a stannare qualcuno per la fuga. Ok. Mamma mia. Penso che un passo più avanti si sarebbe triggerato, si triggera uguale. Oh, posso prendere queste? Ok, grazie. Cioè io realismo c'ho una paura che sto premendo proprio con... Sto premendo proprio con cautela un sacco. No, il blotter è di sopra, adesso non facciamo scherzi. Qua chi c'è? Sì, il blotter, lo shamble. Lo chiamo shamble, in realtà è shambler. Perché c'è la R finale. Non confondere con il gruppo musicale Baby Shambles. Mamma mia, come rigurgita lì sopra le sue spore benefiche. Ok. Oggi discorro un bel po' in questa live. Sicuramente
sicuro mi sta sentendo, ma poco ci interessa. Adesso come si scende qui? Ah, mi sa che non ci manca molto, eh. Allora, pensavo molto peggio, che siamo già qui. Qua muoio, o no? C'è anche il materasso. Molto molto bene. Testa in piedi, Lev, ma io c'ho una paura qua. Un po' si vede che questo si stacca, come perché si vede che c'è una texture diversa, come quando nei cartoni animati. Non so, anche su Dragon Ball si capisce già quale roccia sta per essere distrutta perché è disegnata in un modo differente. Ok, bene così. Tutto a posto, Lev. Sì. E tu? In realtà ho visto giorni migliori. Beh, direi che abbiamo fatto già, incredibile. Quindi oggi live È brevissima, però. vero che Isaac ha sconfitto la vecchia guardia? La Fedra, sì. So che tortura le persone. Preferisco non parlarne ora. Ok. Tu hai mai torturato qualcuno? Lev, pensiamo solo a uscire da qui. Si vede il ponte da qui? Dovrebbe essere lassù. Ah, eccolo, questo qua sì. Il secondo, allora il secondo è qua. Esatto, vedi che fa una L. Ok. Non mi ricordo se è finita, sinceramente. Io non abbasserei la guardia. Appunto. Abbiamo cantato vittoria troppo presto. Meglio, infatti, se no era troppo corta. Quanto è durata sta run? Pochissimo. Mamma mia. Questa me la ricordo. Io questa l'ho fatta anche la prima volta a stealth. Perché comunque mi sa che ce ne so veramente tanto. Ma non c'ho il coltello, dannazione. Adesso devo capire una cosa, lo scopriremo insieme. Se loro hanno effettivamente dei sensori davanti. Io adesso. Dato che è un gioco predefinito, io adesso clicco al minimo, così. Ah, ok. Ci sta la trappolone. Adesso qua ci dobbiamo inventare qualcosa, però. Però se io cammino lontano da esso. Questo è il minimo della camminata, dove in teoria io posso fare come mi pare. Vediamo se c'è una distanza minima. Così almeno chi segue. Staccati. Per favore, staccati. Staccati per favore, Abby. Io la trovata ho fatto in tempo, non mi ricordo come. Esatto, questo non è difetto del gioco, ovviamente, però hai visto quanto.
quanto caspita è precisa sta situation. Magari uno speedrunner sa già che qua io posso andare tranquillo. No, cosa sto facendo? Non lo so neanche io. Non mi mancava troppo, perché io ho ormai calcolato che quel triangolo lì bisogna tenerlo premuto boh, 5 secondi, ero arrivato a 5 secondi veloci chiaramente. Ho i materiali per creare un coltello. Sì. Famo un coltello, mi sa di sì. Dai. Perché se no non si può. A uno solo ne crea, cattivissimo. Proviamo così. Perché se saltiamo questo è finita. Invece famo, passiamo qua invece. No. Io comincio a smanettare il triangolo da qui. Vediamo da dove parte l'animazione. Comunque ci sono anche munizioni per lanciafiamme, quasi quasi, no? Dopo potrebbe essere utile. Ok, perfetto, non ci ha consumato quello, no, non serve a niente fare sta storia qua. Se io facessi così... Allora, quello lì secondo me mi ha preso. Per me la combinazione migliore è questa. Io vado così e devio qua. Allora. O forse mi sono lasciato solo perché la prima volta non me l'ha contato. Ah, è vero, c'ho anche la balestra, attenzione. La balestra poi c'ho tanti colpi. Sì, m'ha visto, ma non mi interessa. Proviamo l'ultima volta senza niente, ovvero che io arrivo qui. Ok, adesso qui. Perché bisogna capire se quello è effettivamente predefinito o no. Vabbè, usiamo una balestra. Oh, una balestra è oro, eh. Nani, come per dire Nani. Abbiamo anche il telescopico. Cioè, noi che ci frega, sinceramente. Cavolo, bellissimo. Guarda, voglio strafare. Hai visto, Lev?
Adesso in teoria se io passo qua, quello non dovrebbe essere triggerato. Ovviamente freccia non recuperabile. Freccia rotta anche questa. Questo che storia fa? Torna indietro adesso. Invece. Comunque è difficile premere così piano. Premere così piano mentre in una direzione. Oh, è lì la porta. Siamo. Basta solo. Dai, due frecce, è andata anche molto grassa. Io spero che questa guida sia utile almeno a qualcuno, ma tanto la gente non è così scarsa, non ha, non ne ha bisogno. Non è ancora finita la discesa. Ladies and gentlemen. Snack. Snack importantissimo. Rottami, Optimus. Ok, qua forse si procede avanti. Mamma mia. Togliere la maschera. Ti ringrazio. Ok, bella esperienza. L'ospedale. Eccolo lì. Ce l'abbiamo fatta. Vero anche questo. Io qua mi ricordo c'era della gente. Vedi quell'ascensore? No, non lo vedo. Andiamocene. Non raccontiamo agli altri cosa è successo. Yara non deve saperlo. Sei un bravo fratello. Posso chiederti una cosa? Black Ok. Ray, Black Ray. Ti sei pentito di esserti rasato? I rimpianti non sono permessi. Lev, ma dovevo scappare subito. Invece ho coinvolto Yara in questa storia. Ora sarebbe a casa a badare a nostra madre. La vostra mamma ha bisogno di cure. Accudire la madre è un nostro dovere. Che lei possa guidare, may she guide you. Devi aspettarmi qui. Che? No, perché? Perché vogliono ammazzarmi. Come vogliono una rivincita a Backgammon. Cos'è il Backgammon? Uso l'ingresso principale. Prendo tutto e torno indietro.
Tu aspettami qui, ok? Sì. Cancello. Ehi, gente. Cazzo, sei venuta a nuoto? La barca è andata. Mi servirebbero un po' di medicinali. Me li ha chiesti Isaac. Tutta questa roba va proprio a Isaac. Che gli serve? Non posso parlarne. È una cosa dell'avamposto. Beh, è tutto pronto al trasferimento. Dai un occhio e vedi se qualcuno ha quel che cerchi. Ehi, Nora è in giro. Ieri ha detto che l'avrebbero trasferita. È appena partita con l'ultimo mezzo, ma tornerà. Ok, grazie. Dove trovano sempre nuove reclute? Forse fanno il lavaggio del cervello a chiunque entri in città. Ha sparato. Quel traditore. Ciao, ragazzi. Oh! Abby, hai saputo di Danny? Girano voci. Non le alimentate. No, tranquilla. Bene. Meglio così. Abby è più bassa. Questi sono molto alti, perché no, non so perché immagino che Abby è molto, molto alta. Invece non... Perché mi hai detto? E questi parlano male di Owen. State ancora ripulendo qui? Sì, un piano alla volta. Ci sono ancora scorte lì? Sicuro. Mancano ancora diversi piani. Oh, buona fortuna. Ehi, Abby. Anche tu sei finita qui? Sì, bel viaggetto. Mi servono medicinali. Sai dirmi dove posso andare? Abby, ho parlato con Isaac. Ti aspetta all'avamposto. Fammi parlare con lui. Lo farai di persona. Rientri al prossimo carico. Mi spiace. Che stai facendo? Ha disertato da ieri. Dammi le mani. Cazzo. Ti lusserai la spalla. Nora. Wow. Non pensavo ti saresti inimicata, Isaac. Hai visto Owen all'acquario? Ho parlato con Manny. Mi servono i medicinali. Perché? Che gli è successo? Sindrome compartimentale. Braccio frantumato. Non lo stai curando tu, vero? Mel, non c'è molto tempo. Gesù. Molte delle scorte sono state imballate e spedite. Cosa? Non abbiamo ancora liberato i piani bassi. Troverò qualcosa. Sì, probabile, ma... c'è un casino là sotto. Ce la farò. Se ti scoprono, io non sapevo niente di questo. Ma non certo. Ti preoccupare, grazie.
Eccoci qua. Le notifiche chiaramente sempre durante le cutscene. Sindrome compartimentale. Già. Fortuna che sta con una dottoressa. Mel si è ripresa. Ripresa? Era messa male dopo aver parlato con Isaac. Ha parlato con Isaac? Dopo la tua partenza, Isaac ci ha interrogati tutti. A me. A lei è andata male. Qualcuno ha parlato? No. Dopo questo salviamo la discesa e ci vediamo al prossimo episodio. Oggi run abbastanza corta e alla prossima, boh.